Eccoci qua, siamo fuori dalla galleria d'arte più antica della città di Como. Beh, ovviamente questo è il Castello Baradello, ma ormai da un anno a questa parte è diventato una bellissima e inusuale galleria d'arte dove godere di mostre anche un po' particolari come il luogo in cui siamo. E oggi siamo qua insieme a Bagna Vania Eletta Elettra Tam. Tam, che presenta una bellissima mostra dal titolo impronunciabile di Ionico Ironico Onirica. Lirica. Partirà sabato. No, in realtà l'inaugurazione sarà venerdì. Venerdì, hai ragione, hai Venerdì dalle ragione. 18 alle 22, siete tutti invitati, mi raccomando, venite tantissimi. E questo signore che è al mio fianco è È Carlo il Micheli, che è il curatore. curatore della mostra. Sì, venite tantissimi, ma non più di tanti, e non portate le nonne che non sono in grado di camminare e di fare le scale, perché il percorso, naturalmente, avendo un premio così importante come la mostra di Vania, è un percorso abbastanza faticoso. È caduto il cartello, questo non è di buon Perché auspicio. c'è il C'è un po' di vento, c'è vento. un po' di vento. Davanti a noi c'è la città, l'abbiamo ai nostri piedi, una città bellissima. Cosa ti ispira questa città, tu che sei comasca comunque, anche se ormai da un po' di anni non abiti più a Roma? Cosa mi ispira? È meravigliosa, cioè ci ho vissuto comunque per 35 anni, e la mia arte è partita proprio da qui, da questa città. Mi sono anche lasciata un po' influenzare, se vogliamo, dal lavoro che facevo precedentemente, perché ho lavorato nel mondo del tessile, come molti comaschi, tutti quelli che sanno disegnare bene prima o poi fanno questo mestiere. E ho lavorato appunto in uno studio di disegni per tessuti per molti anni e poi mi è venuto questo trip, ho detto no, io devo fare l'artista, sono artista, mi sento tale e mi sono tuffata in questa avventura raccogliendo qualche consenso. Per fortuna ti vedevo ancora fare le giacate, ma così invece abbiamo invece una bellissima mostra che io credo esprime un po' il tuo percorso artistico. È una mostra che, anche se figurativa, non è così facile da interpretare. È una mostra che già il titolo dice un Sì, po'. allora per il titolo poi consultiamo il nostro critico che la sa lunga. Ecco. Invece non mi ricordo più di No, no, voglio dire, cosa sta dicendo. adesso ne Allora, vedremo qualche cosa, però sì. è una mostra che al primo approccio, essendo una mostra figurativa, è di facile lettura, ma in Sì, realtà così no, non ci è sono sempre assolutamente, ecco. dei calembour all'interno dei miei lavori, delle cose da scoprire, che poi se verrete alla mostra vi racconterò personalmente. Non vi voglio anticipare troppo. Ma E ecco, allora comunque ti abbiamo fatto una scelta mirata per portare le opere quassù, abbiamo scelto delle opere che fossero in linea e avessero un senso con questo ambiente, quindi perché io ne ho fatte di vari generi di opere, ho fatto tanti cicli differenti, ma questi si sposavano perfettamente secondo me con questo tipo di ambiente, Certamente, di certo. location, chiamiamola così, perché hanno un sapore un po' rinascimentale, mi rifaccio un po' ai maestri del passato, ovviamente reinterpretandoli e stravolgendoli completamente, magari qualche immagine ve la diamo in anticipo, cosa Sì, dici? tra un po' vediamo anche qualche cosa, non spoilerando troppo, perché No. sono quadri che si gustano proprio salendo i vari piani del castello. Allora, vero. ci devi raccontare il titolo, il titolo che è la crasi di tre parole, no? Beh, allora, in realtà ironico onirica è la crasi, come dicevi tu, di tre parole che sono ironia, iconica e onirica. Ma questo perché alla base della ricerca di Vania c'è una concettualità, come tu sottolineavi, molto importante. Quindi sono opere facili da comprendere, ma molto difficili nella fase di gestazione, proprio perché si rifanno alla storia dell'arte, all'enigmistica, ai giochi di parole, anche a citazioni da altri artisti, come appunto vedremo. E quindi è un'elaborazione molto molto lunga, una gestazione, come dicevo prima, particolarmente complicata, che poi dà questo frutto estremamente comprensibile, estremamente Di facile fruizione, tu godibile, godibile no? proprio, si gode Esattamente. subito. Proprio perché c'è alla base però un discorso, un'elaborazione molto molto complessa. E questa è la caratteristica di Vania. Tu dicevi giustamente di questo titolo che inquadra perfettamente la situazione, ma c'è un altro titolo alla base,
che dà un'idea perfetta di quella che è l'arte di Vania, ed è contaminazione, perché contaminazione è una specie di provocazione per chi vuole unirsi a Vania nella ricerca di qualche cosa di non banale, di particolarmente interessante e di profondo, tutto sommato. E quindi direi che è una mostra godibile, piacevole, ironica, divertente, perché le immagini sono anche spesso lievemente ma sorridentemente dissacranti, senza essere naturalmente lesive della grandezza di nessuna sensibilità, però sicuramente destano un po' di curiosità, insomma, in chi le guarda. Non è la visione pura e semplice di un quadro, che ne so, di fiori, magari fatto meravigliosamente bene, che però si ferma alla rappresentazione dell'oggetto. Qui c'è un discorso alla base molto più profondo. Molto più profondo, e i giochi di parole non sono soltanto nei titoli, ma anche proprio nel quadro. Ci sono molti giochi, un'arte giocosa, perché vedere una Madonna rinascimentale con una tanica di benzina o di altre cose, piuttosto che piccoli particolari inclusi in questi tuoi dipinti, ci fa venire in mente subito un gioco quasi. Sì, infatti l'immagine che abbiamo scelto come rappresentativa di questa mostra è una Maddalena, alla quale ho messo in testa un aeroplanino fatto di carta, proprio a rappresentare la voglia di questa donna di sognare, di volare, di andare oltre, però ci vuole la benzina per volare, e quindi le ho messo in mano una tanica di benzina. Tutto rigorosamente fatto però in carta. Esatto, parliamo un po' di queste tecniche, dopo andiamo a vederle, perché riesci a mettere gradevolmente insieme diverse tecniche, cioè la pittura, però anche l'origamo, e probabilmente ho visto anche qualche cosa che invece va anche oltre, magari come particolari fotografici quasi, adesso non so se poi... No, in realtà sono tutte cose dipinte, magari sono talmente pulite e precise che a volte può sembrare fotografia, invece no, sono semplicemente dipinte a mano. Poi proprio essendo uscita dall'esperienza di disegnatrice tessile, comunque ho questa tendenza a essere molto molto precisa nel segno, nel tratto. Ma mai iperrealista. Mai iperrealista, anche perché mi annoierebbe moltissimo esserlo. Perché introdurre la realtà... Ma non ha senso. E non lasciare spazio al sogno, appunto. Infatti. L'ultima delle tre parole del titolo. Difatti in un'intervista recente veniva chiesto a Vania: ma tu dove concepisci le tue opere? E lei ha risposto giustamente, cioè correttamente, quando sono in automobile. Perché è vero, sì, no? In quel momento fai una strada che conosci a menadito e ti perdi nei tuoi pensieri. Sì, 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 sì. E lei tutti i punti della patente? Sì, ce li ho ancora tutti. No, perché sì, magari sì, però, pensando al quadro fa un'infrazione. No, ce li ha ancora tutti. Beh, sì, ce li ho ancora tutti. Cosa ne dici se rientriamo e facciamo vedere un paio di quadri di scegliamo? Volentieri. Ecco, qui c'è l'aereo di carta di cui ci parlava prima Vania, la tanica della benzina, e questo è il risultato di quest'opera che mette insieme vari elementi ironici, iconici e onirici, ecco, il titolo della mostra, ed è direi un risultato perfetto di questa casa, appunto, abbiamo detto, di queste tre parole, perché c'è un po' tutto, ma c'è anche un grande, diciamo così, cura del dettaglio. Raccontaci un po' questa che avete scelto anche come immagine del manifesto, no? della tua mostra. Ma sì, allora, in pratica a un certo punto, dopo aver fatto migliaia di quadri, perché ne ho fatti veramente tanti, nelle solite tecniche acrilico su tela, ho pensato che avevo la necessità di arrivare a fare un'estroflessione, cercare di uscire dalla tela, dalla bidimensionalità, e ho pensato che la tecnica migliore potesse essere quella della carta, e ho pensato proprio agli origami, dunque al piegamento della carta, al fatto che
Infatti i primissimi esperimenti li avevo fatti con delle donne con in testa proprio il classico airone, la rana, sai, proprio gli animali che li pieghi, poi li riapri e formano tutte queste pieghe. E poi sono arrivata a pensare invece proprio di fare il classico aeroplanino di carta, quello che tutti sanno fare. E però comunque sei detto per capo di una quasi di sembra una, un po' sì, esatto, lei ha una maddalena. Perché c'è stato questo periodo storico in cui le donne venivano sempre rappresentate con un soggolo bianco che avvolgeva il loro capo e che mi davano l'impressione che dessero loro non tanta opportunità di avere un ampio, come dire, non un ampio respiro, una campo visione, visuale, un visuale, visuale allargato. E quindi ho pensato di far diventare questa cosa, questa costrizione, questo fatto di avere l'obbligo di avere questo elemento che le occludeva, di farlo diventare invece un simbolo di liberazione e quindi farle diventare qualcosa che le potesse perlomeno con la fantasia far volare via. E quindi per questo è diventato in questo caso l'aeroplanino. In altri casi magari non è visibile, sono semplicemente delle stroflessioni, delle sporgenze che richiamano sì i grammi, ma richiamano anche, non so, il fatto di uscire dalla tela, tridimensionalità, spazialità di Fontana, beh, insomma, anziché tagliare, certo. Tu hai fatto qualcosa che esce dalla tela. Queste donne hanno sempre lo sguardo, quasi sempre lo sguardo verso il lato, non guardano mai lo spettatore e hanno quasi sempre le mani congiunte, non sono mai frontali ma sempre di tre quarti. Dunque ho mantenuto, diciamo, il fatto di questa serietà tipica loro, no? Infatti i visi sono molto simili a quelli dell'opera delle quali ho attinto. Ecco. E poi, zac! Come diceva prima il curatore, ci sono proprio citazioni a grandi opere del passato a cui tu hai ispirato, perché la postura delle mani è tipica, no? Dalla, certo, sì. Mona Lisa a tantissime altre, certo. Madonne hanno tutte le mani in questo senso. Forse io ho sempre pensato, poi magari mi sbaglio, perché forse è un po' difficile disegnare bene la mano, no? Magari sì, così, dicono in questa che maniera. In effetti sia l'elemento più difficile in assoluto da rappresentare, proprio perché cioè quando tu lo fai una mano piegata, se non la sai fare bene sembra mozza, sembra tozza, per cui sbagliata, è molto più semplice rappresentarle congiunte, così almeno. Ma forse anche per quello, tu dici che era per quello che le facevano congiunte. Così l'ho pensato io, era una mia. Forse proprio un gesto simbolico il fatto che loro dovessero stare così. Tu stai, sei donna, stai al posto tuo. Ah, e io pittore ti rappresento così perché non puoi uscire da questo ruolo. Ecco. Però io gli ho dato la possibilità, perlomeno con la mente, io vado via, vado oltre, esco. Erano già delle donne liberate, seppur dal punto di vista mentale, perché appunto non potevano farlo dal punto di vista fisico. Alcune altre tue opere che non facciamo vedere ma che invitiamo invece a venire a vedere hanno degli elementi vagamente sadomasochisti. Oddio, non ci avevo mai pensato. No, non ci avevo mai pensato, però non era quella l'intenzione. Beh, ovviamente, credo bene. Sì, ho realizzato questo ciclo che si titola Canon Regole Ferre, dove ho rappresentato delle donne, solo il viso, mezzo busto. A queste donne ho aggiunto delle maschere che sembrano delle maschere di tortura, ma in effetti lo sono, perché canon, regole, ferre, perché? Perché praticamente la società ti impone di essere bella, perfetta, nasino lì su, labbra carnose, occhioni da gattona, no? Se non ce li hai, cosa facciamo? Ti mettiamo queste belle maschere di tortura che ti raddrizzano la faccia e te la mettono a posto. Ecco. Dunque io ho preso delle opere dei grandi maestri del passato, cioè fatto delle donne che avessero delle caratteristiche forti. Per esempio c'è una donna di profilo che nel ritratto ha il naso proprio molto prominente, aquilino, e gli ho messo un affare, una cosa di ferro che glielo schiaccia, glielo tira su, glielo rimpicciolisce. Però chiaramente è una critica, non è un invito a ricorrere a questi metodi per migliorare, ma è una critica, cioè veramente è assurdo. È quell'ironico distaccante che diceva prima.
il curatore, che adesso io richiamerei per ricapitolare un po' anche i termini di questa mostra, che è fruibile durante l'apertura, durante gli orari e i giorni di apertura del Castello Varadello, gratuitamente, e che rimarrà fino al... fino a settembre, ai primi di settembre. Per cui c'è tanto tempo per venire a vedere. Ti troveremo anche qui, vi troveremo anche qui qualche volta? Allora, io non vengo così spesso a Como, anche se sono nata a Como, ci ho vissuto fino ai miei 35 anni, ora vivo a Mantova. E quindi è non sono così spesso... È passata da un lago spesso... vero ad un lago artificiale. Beh, non è male neanche. Non è male, è malissimo, come città devo dire. Comunque, sì, mi capita, perché ho ancora la mamma qui, quindi capita spesso anche a Como. E qui magari se venite e trovate anche Vania e Carlo, potete approfondire un po' quello che brevemente ci ha raccontato, ma vi invito a venire a vedere la mostra perché è molto curiosa e questi qua bisogna da guardare bene nei particolari che spesso e volentieri sorprendono, spiazzano e fanno anche sorridere. Fanno anche sorridere, che è un po' quello che ci raccontava. Il primo impatto con Vania, a parte la conoscenza che avvenne alla Biennale che si fece a Palazzo Te a Mantova, e fu per la sua grande mostra che ha organizzato al Palazzo della Ragione di Mantova, dove a colpirmi fu un quadro bellissimo, dove c'era una persona, una ragazza, e che aveva il suo contraltare agli antipodi, un'altra ragazza con la gonna svolazzante in giù perché era capovolta, e il pavimento era rotto e il titolo era "Se stiamo insieme ci sarà un parquet". E questo... siete veramente una bella coppia di persone che prendono l'arte, ma anche dal punto di vista del divertimento, che non sempre è così nella ieraticità di tanti artisti che invece si riempiono della loro arte. Non c'è nulla di più serio del gioco. Bravissimi, tanto per fare una citazione veramente fantastica. Venite a vedere questa mostra qui al Castello Varadello perché ne vale veramente la pena. Grazie. 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 Vi aspetto.